lo scandalo per i milioni di persone che soffrono la fame non deve paralizzarci, ma spingerci ad agire tutti, singoli, famiglie, comunità, istituzioni, governi, per eliminare questa ingiustizia. Il Vangelo di Gesù ci mostra la strada: fidarsi della provvidenza del Padre e condividere il pane quotidiano senza sprecarlo. Sono state queste parole di Papa Francesco all'udienza generale dell'11 dicembre 2013, seguita al lancio mondiale della campagna Caritas, una sola famiglia umana, cibo per tutti, a dare la molla giusta a quattro ragazzi, a Monsignor Francisco Froian, ufficiale della Segreteria di Stato, per tirare fuori dal cassetto un progetto che da tempo giaceva. Creare un'app che sarà lanciata il prossimo 8 dicembre, capace di limitare gli sprechi di cibo attraverso una rete di ridistribuzione. Un progetto appoggiato e sostenuto dal cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, presidente di Caritas Internationalis. Daniele Palumbo è uno dei creatori di FameZero.com. Papa Francesco è stato colui che ha dato la svolta e tanto e ancora di più la motivazione per andare avanti. Era allo stato embrionale il progetto quando Papa Francesco aveva parlato appunto con la sua famosa frase: cibo, patrimonio dell'umanità, una sola famiglia umana, cibo per tutti. Indubbiamente ci ha dato quella forza per coinvolgere ancor più altre realtà che insieme a noi hanno contribuito poi alla realizzazione di questa applicazione. Recenti stime rivelano che solo in Italia una famiglia butta in media ogni anno 49 kg di cibo, 1,19 milioni di tonnellate di alimenti, uno spreco di 7,65 miliardi di euro l'anno. Il Programma Alimentare Mondiale riferisce di 650 mila tonnellate di cibo al giorno sprecate, mentre 868 milioni di persone muoiono di fame. Una contraddizione che mette in luce un cortocircuito al quale questa applicazione cercherà di rispondere. Nell'app ogni utente potrà registrarsi o come angelo o come donatore o come centro di raccolta. Per il momento stiamo caricando tutti i centri di raccolta che ci hanno dato la loro disponibilità a essere registrati. Ci sarà una mappa nell'applicazione in cui sarà permesso geolocalizzare ogni centro di raccolta. Quindi in teoria anche il semplice passante potrà informare, magari vedendo un bisognoso per strada, potrà dirgli semplicemente che c'è una mensa nelle vicinanze e c'è un angelo che sta girando per quei luoghi e potrà chiedere direttamente all'angelo il proprio pasto. Registrandosi sul sito famezero.com si potrà scaricare l'app, che è disponibile anche da Google Play o da Apple Store. Un modo, ribadiscono i creatori, per sensibilizzare l'opinione pubblica a non sprecare, rispettando l'ambiente. Meno cibo nelle discariche vuol dire infatti meno spreco di energia per smaltire e più cura del creato. Significa, come ha detto Papa Francesco, educare alla solidarietà, riscoprire il significato di una parola scomoda che può diventare la chiave nei rapporti tra le persone, i popoli e le nazioni.